bentornati ragazzi. La volta puntata. La scorsa puntata ci eravamo lasciati in malo modo. Ma se non l'avete vista, la puntata scorsa vi consiglio di vederla. È stata una puntata purtroppo un po' tragica, sì. Però io gli ho già augurato quello che gli doveva venire al tocco del video. Ragazzi, infatti questa puntata che stiamo girando adesso l'abbiamo fatta esattamente una settimana dopo gli avvenimenti, perché abbiamo pianto per una settimana. Abbiamo pianto per una settimana e quindi adesso. Però a parte gli scherzi, ragazzi, sì, è stata una puntata spero un po' triste. Spero che il coccodrillo esploda, esatto, altrimenti lo faccio esplodere. Infatti mio compare in questo momento ha un grande odio verso il coccodrillo. Spero che gli vengano i denti marci, la lingua tutta rannicchiata. Bruciare i morti, questa è blasfemia. Perché state bruciando i morti? Non temete gli dei? Saranno anime condannate per sempre. Farò mia dolore, ma non ho altra scelta. Gli dei hanno deciso di colpirci con una grave pestilenza. Bisogna bruciare i morti per salvaguardare i vivi. Che pestilenza? C'è un'epidemia? Non so cosa sia. Gli anziani si sono ammalati. I bambini sono morti stringendosi la pancia dal dolore mentre i loro genitori assistevano impotenti. Il Dio più adirato non arriverebbe a tanto. Non interessa a nessuno. Abbiamo chiesto aiuto, ma nel Fayum la vita dei poveri non vale nulla. Ragazzi, adesso iniziamo invece, dopo quest'ultima puntata che abbiamo fatto la volta scorsa. Bene, la malattia è una missione secondaria, ma noi ci serve per salire di livello, dato che siamo di livello 24 e tutte le altre missioni sono di livello superiore. Molto superiore. Molto superiore. E dobbiamo fare un bel po' di... La prima cosa è avanzamento dell'indagine. Camminiamo ragazzi, riesco ad indagare. Ma i soldati li hanno cacciati. Hanno mangiato gli abitanti. Secondo i mercati greci dobbiamo. Deve esserci del cibo da qualche parte. Ma sai che non ti sono piaciuto quei tanto, vero? Cazzo vuole parlare sempre di noi. È andato bene. Ci sono segni di malattia sul corpo. Ah, mi stanno avvelenando. C'è qualcosa lì dentro. E poi scoprirai i segreti del Fayum. Uomo, questo cibo è marcio. Puzza da far schifo. No, non si può mangiare. Questa roba non va bene per i topi, figuriamoci per le persone. Le spezie non servono per il sapore, ma per coprire l'odore. Devo parlarne con il responsabile. Esci. So che può salvare. Il cibo è poco, ma per il tempo. Mangiate con gratitudine e lodate colui che... Ma cos'è questa merda? Il cibo che mangiate, da dove viene? Lo prepara un mercante del posto per i poveri. Non è molto, ma ci basta per sopravvivere. E ne siamo grati. Prendili pure, se vuoi. Per gli dèi, no. Non so come facciate a mangiarlo. Devo parlare con il mercante. Dove posso trovarlo? La sua casa è a sud del mercato. Ti accompagno. No, non farlo. Basta che ti dai una bella mossa adesso. Sovek ti premierà per il tuo aiuto. Mi accompagni là? Dai! Che non c'ho tutto il giorno! Sembra che qui la gente se la passi bene. Perché ci sono tanti poveri? Ah, certo. Quelle sono fattorie greche. I greci pagano meno tasse e possono prosperare. I contadini egiziani invece vengono cacciati dalle loro terre. Che succede alle terre tolte agli egiziani? Se il proprietario muore, la terra è libera per legge. Se è buono, la prendono i greci. Altrimenti diventa deserto. In ogni caso, gli egiziani fanno la fame. E molti finiscono nei passiponi. Parliamo con il mercante, ragazzi. Dai, levati. Ma era una donna nera. Che basta con sto mio geriano. Allora, no, sono baie.
Non sono ali. Questa è la casa del mercante che prepara il cibo. Persino i gatti qui sono più grassi dei poveri. Il proprietario sarà un uomo facoltoso. Sembra che non tutti gli egiziani siano uguali. Alcuni sono solo più uguali degli altri. Illustra la casa. Ma io non spaccare il tetto, c'è una cosa. Come ha fatto a salire? Non lo so, non lo voglio sapere. È orribile! Ci credo che la gente si sente male. Ma perché lo fa? Dobbiamo trovare questo schifoso mercante. E fargli assaggiare la sua cucina. Posso aiutarvi? Sì. Questa è casa mia, vi siete persi. Vuoi spiegarmi perché stai avvelenando i poveri? Scommetto che lo fai per prenderti la loro terra. Facile se sono morti. Ti riferisci ai problemi dei passifondi? Non so cosa hai sentito, ma ti assicuro che ti stai sbagliando. Io voglio soltanto aiutare. Ho visto la tua cucina mercante. So cosa stai facendo. Mi assicurerò che giustizia sia fatta. Oh, capisco. Beh, in questo caso. Allora, avete invaso la mia casa e io ho il diritto di proteggermi. Uomini! Sei stronzo mercante di merda! Bene. Se fossi stato più fuso, non sarebbe finita così. Potevamo trovare un accordo! Non voglio morire qui! Fai la mossa segreta del Wanted! Ora averlo desincronizzato. Dove sei? Mossa segreta del Wanted! No, forse no. Forse non è il gameplay giusto. Desincronizzato. E te che cominci a fare... Ah, ah, ah. Non sono dei tuoi dimenticati. Perché ti interessano così tanto? Nessuno li piangerà. Parliamoli con calma. Maledetto... Assassino! Questo gigante di morte uccideva i poveri per la loro terra. L'unica malattia è il suo amore per il denaro. Il Fayum è migliore senza di lui. I morti riposeranno. Non dovranno più bruciare. Sì, ragazzi, ce l'abbiamo fatta a livello 25! No, non è vero. Eh sì, invece. Abilità, ragazzi! Allora, possiamo sbloccare una da tre, finalmente. E quale avevamo detto che non mi ricordo? Non mi ricordo. Questa è? No. Sì. Sì, 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 sì. Perfetto. Allora, mettiamo subito... Bene ragazzi, attrezzato. Allora possiamo mettere le cose da 25? La spada, la cos'era? La spada da 25. No, non era la spada. L'arco, non mi ricordo. Era questo. Sì. Sa di tipologia qui. Arco selvaggio. Oh mio Dio, sì! Perfetto. Bene ragazzi, scegliamo la prossima missione. Tanti bei tesori portati qui da sì. Ciao. No, dai. Vuoi, levati dalle palle quadrate. Bene ragazzi, allora adesso dobbiamo scegliere la prossima missione, che non ci sarà. Allora, porca puttana, ce n'è una un po' più bassa di livello. No, sono tutti altissimi. Fai vedere principale quanto richiede. 28. Bene ragazzi, dobbiamo cercarla allora la missione secondaria. Parliamo con questo, vediamo. Credo che porti i segni della vecchia Siwa. Quello è un vero simbolo di Mejai. Per quanto lo vendi? Siwa è la mia casa. E non vendo il simbolo. Tutto è in vendita qui. Dovresti visitare il mercato della Valle Est. Ci sono tesori di Siwa. Roba originale. Niente falsi. Se vendono veri tesori di Siwa, allora potrei essere interessato. Sicuro che non vuoi vendermi quel simbolo? Non fa niente. Cerca il banco sotto i nidi d'uccello. Oh, nuova missione. Vediamo quanto richiede. Sì, 25, perfetto. Bene ragazzi, facciamo questo allora. Ariubaie. Spaccia i tesori di Siwa. Ma cosa? Per aia, mi hai ucciso. Come farò a sopravvivere? Bene ragazzi, sono entrato in questa casa ma non so il perché. Cosa? Stai scherzando, vero? Ma cosa?
laggiù. Laggiù. Oh, non trova sfiga. Adesso si sente davvero. Laggiù. Eccolo. Di Siwa, sento che assassinare la gente, cioè non ti dà niente. Porca troia, porca troia. Ma non urlare che dopo mi vedono. Neanche mi sentono, mi vedono. Esatto. L'abbiamo trovato, ragazzi. Ragazzi, l'abbiamo trovato. Perché Shenmue ha fatto. Il mercato della valle. Dove Damnation. Dove vado io a vendere il pesce. Il pesce. Il pesce. Basta. Porca puttana. Dai, prendiamolo, altrimenti mi rompe, mi scassa i baroni fino a domani. Vabbè che è qua la missione, quindi alla fine. Come non è vero? È a 16 metri. Hai sentito del nuovo banco con i tesori del tempio di Siwa? Sì, è bellissimo. Sei pazzo? Non puoi toccarlo, guardate. Siwa! Ma sono un mendice. Secondo te perché sono così cari? Darei via persino la vita nel manco. Grazie. Luogo completato. Va bene, ragazzi, adesso andiamo qui. Perché non ti ha detto luogo completato? Benvenuto. Qui abbiamo tutti i tesori antichi in vendita. No. Ti interessa? Altro che autentico. È un falso. E nemmeno di buona fattura. È autentico. Non è falso. Tasi putina. Ti interessa? Beh, abbiamo già indagato. Oh, parla con la baronia. Il banco è tuo? Sì, è mio. Ho tanti tesori rari della lontana Siwa. Niente falsi, garantito. Ma non c'è niente di autentico. Questi non sono i tuoi pezzi migliori, vero? Che cosa vuoi dire? È tutto autentico. Ma le cose più care le tengo al mio accampamento. Non è lontano. Seguimi. Va bene. Il quinto simbolo dei migliori non è bello. Ne ho di migliori. Ti interessa? Mi va bene questo. Questi tesori che hai, anche loro sono falsi. Te l'ho detto. Niente falsi. Tutto vero. E va bene. I miei tesori non sono proprio veri, ma neanche falsi. E poi mia madre li ha di autentici. Ah, ehi. Svelo un segreto. Ero un Mejai a Siwa. So riconoscere gli autentici. Oh, non vale! Li ho fatti tutti da sola, sai? Ci cascano tutti. Tranquilla. Sono degli ottimi falsi. Non lo dico a nessuno. Era stata ho detto, niente falsi. Eri davvero un Mejai. Magari il falso sei tu. Che faccia tosta. Mostrami i tesori di tua madre. Che faccia da merda, putina. Possiamo seguire i canali. Possiamo morire questo, oh, invece. Non la vuoi smettere? Perché non taci, putina? Putina! Ma no. Ecco. Cosa hai visto? Oh no, che facciamo? Qualcosa non va. Dai, giura. Dai, accoppati che è meglio. Salva la madre. Ma io la lascerei lì. Ma vedi, hanno circondato quella poveretta. Amica, io. Mirate, tu chi sei? Voilà! E adesso, via! L'hai lanciato? Un coltello. Ah. Il nome di Siwa. L'avete vinto. Troppo easy.
siamo diventati bravi. Ora però prima raccogli le cose. Nome di Macbeth. Parlami, Macbeth. Ma che dice sta qua? Prendi quello che vuoi. Come ho detto a loro, non ho soldi. Ma ho molti tesori autentici di Siwa. Madre, non è un bandito. È mio amico. E ci hai salvato. Mi spiace per prima. Non sei pazzo, sei autentico. Ci ha salvato. Dobbiamo dargli qualcosa. Ricorda che la gente è di ho detto qualcosa. Corri. È molto rara. Non ne farò più. Accettala come il segno della nostra gratitudine. Madre, guarda chi sa tutto. Ah, grazie, sono onorato. Sì, ne sono certo. È davvero autentica. Ne esistono pochissime. Che le vittorie siano numerose. Ma quindi gli ha fatto credere di esserci cascato come un idiota. Sì, tanto abbiamo guadagnato qualcosa. Ma sei coglione! E spada di curva! Adamo ed Eva? Maledetto. 385. Questa qua che abbiamo adesso quanto fa? Questa qua che abbiamo adesso? 58. No, dico di questo qua. Di velocità. Vedi? È nettamente più lenta. Però il fatto che è maledetto qua ti toglie un po' di... Infatti. È anche più lenta, no? Cioè, guarda. Teniamo la nostra. Il difetto di quella lì è quello che c'ha... Ragazzi, andiamo a vendere un po' di roba. Sì. Se abbiamo un casino di roba... Ed è che ore. Quindi andiamo a venderla. Adesso per concludere questa puntata andiamo a vendere la roba. Dobbiamo trovare un mercante prima. Andiamo a fare il punto di sincronizzazione. Andiamo qua. No, non c'è qua il punto di sincronizzazione. C'è un punto esclamativo nella missione. Ho sbagliato. Livello 27. Andiamo a prenderla. Dobbiamo andare bene. Dobbiamo prenderla soltanto, ragazzi, perché... Dobbiamo ora di salutarci. Perché è ora di salutarci, ragazzi, ma prima dobbiamo trovare un mercante. Hai ragione. E non prima di aver fatto la bella. L'accetto solo se sta di cacca. Bene ragazzi, siamo arrivati. Ora cerchiamo il mercante. Il mercante in fiera. Dov'è? Ma è vero quell'animale. È un cane. Mi fa un po' male. Perché? Perché assomiglia a me. Ha le orecchie lunghe. Come me? Oh, Jessica. E allora, vediamo un po' cosa possiamo fare. Allora, lì non andiamo via. 100. Bene. Che bello quando incassiamo tutti sti soldi. Andata. Sta finendo tutti i soldi nel frattempo. Il mercato. Sì, esatto. Bene. Livello 5, perché fai la mazza? Perché è rara. Damnation. Vabbè, questo non lo uso. Lo strozzano un po'. Tutta questa roba, ragazzi, è roba che non ce ne facciamo niente. Se te lo chiedi niente
Bella, 44. Orecchie di iena. Però benissimo ragazzi, abbiamo... è sempre un piacere, ci abbiamo guadagnato. Quanti soldi sono arrivati? Tanti. Tantissimi. Dove si vedono i soldi? Boh. Bella domanda, vero? Non ci abbiamo più soldi. Bene ragazzi, per questa puntata direi che possiamo fermarci qui. Pollice in su se vi è piaciuta questa puntata, pollice in giù se non vi è piaciuta questa puntata. Commentate e iscrivetevi al canale, ragazzi. Adesso andiamo a prendersi mai la nuova missione. Ah, ci avviciniamo la... Perché mi interrompi? Maleducato. Maleducata. È di livello 27 quella che avevamo visto. E la prossima volta ripartiamo proprio da Codesta. Facciamolo per Settine. Questo piccolo demone ha offeso gli dèi. Eccoci qua, è qua. Ecco qua. La facciamo partire però la prossima volta, ragazzi. Alla prossima, ragazzi. Ciao, ragazzi, alla prossima.